We're in the Piazza del Campo where the fifth trial race, the Prova Generale, has just been won and our palio expert Antonio has returned. Buonasera Antonio, grazie di essere tornato con noi. Buonasera Anna. E oltre a me inizia a tornare anche un po' la voce, quindi sono felice e bentornati anche agli amici di Place to Be Siena e Palio Live. È stata la prova generale, il grande momento si avvicina e sarà un grande palio. Rimanete collegati con noi su Place to Be Siena. Stay connected with us on Place to Be Siena. Sigla! Tonight we want to know how the Prova Generale went, how the last trial went. Let's ask Antonio. Antonio, com'è andata questa prova e ci sono novità? Anna, è stata una prova generale abbastanza lineare, abbastanza scivolata via senza nessun intoppo, senza nessuna grossa... non è successo niente di particolare. Solo alla mossa, diciamo, ci sta un buon allineamento, però al momento quando è entrata la rincorsa, avevamo il nicchio di rincorsa, ci sta un momento di esitazione, un momento il canape è rimasto, diciamo, attardato un po' ad abbassarsi nella parte alta dell'allineamento. Infatti i cavalli alti, mi ricordo Istrice, Lupa e Nicchio, che entrava di rincorsa, si sono alzati, però niente di particolare. Poi dopo la prova è sfilata via liscia, molto semplice, ha vinto TT al Porto Alabe con il giubbetto di Fontebranda, niente di particolare. Quello che ho notato io, non ho notato grosse novità, per cui direi situazione abbastanza regolare. The fifth trial was relatively normal, shall we say. There was a bit of a problem between the starting ropes when a few of the horses were grouping together. The Nicchio, or the Shell, was the Rincorsa, which is the 10th horse, which actually starts the race. The contrada that won, quote-unquote, the race was the Oca with Porto Alabe. But other than that, nothing unusual, very much a trial race before the Palio to make sure that everyone knows their horses, knows the course, and that the jockeys are sound. We know tonight is the banquet, but what's going to happen tomorrow morning? Antonio, 2 luglio, domani mattina, sappiamo già che stasera c'è la cena della prova generale, ma domani mattina che cosa ci aspetta? Il giorno più lungo, Anna, sì, 2 luglio. È il giorno più lungo non solo perché c'è la carriera domani sera, ma perché è davvero una giornata densa e carica di appuntamenti, fin dalle prime ore del mattino. Alle 7.45 qui davanti alla cappella abbiamo la messa del Fantino. I Fantini, accompagnati dai 10 capitani, celebreranno la comunione, la messa sarà celebrata dall'Arcivescovo di Siena. Alle 9, provaccia, l'ultima prova. Prima del momento fatale, 10:30 segnatura del Fantino. La segnatura è un passaggio importante perché è lo spartiacque che decide, che determina il momento in cui il Fantino non può più essere cambiato nella maniera più assoluta. E dalle 10:30 in poi, diciamo che a quel punto, davanti al cuore e agli occhi dei contradaioli, non rimane altro che una lunghissima attesa. Il corteo storico invaderà le vie del centro a partire dalle 15, dove tutti i figuranti delle contrade, tutti i figuranti che rappresenteranno la storia, il passato della Repubblica di Siena, sfileranno per le vie della città fino a quando non faranno il loro ingresso nell'Anello di Tufo, alle 17. E poi alle 19:30, sunto il campanone, smetterà di suonare e i cavalli usciranno dall'entrone. Tomorrow it is the day, the 2nd of July, the Palio of Provenzano, and it is a long day, not just because the appointments start at 7:45 in the morning and end after the Palio, but because it's a day of waiting, of tension. So at 7:45 there is the mass for the jockeys here in the Piazza del Campo in front of the chapel of the Palazzo Pubblico. At 9 o'clock we have the Provaccia, the last of the 6 trial races, and then at 10:30 the jockeys are officially signed to the contradas. So if any changes are made, they have to be made before 10:30. Then the long wait. At 3 o'clock, the contradas leave from their respective contradas. They come to the Duomo, the Piazza del Campo, and then the race starts at 7:30. And then it's anyone's game.
Antonio, adesso c'è la cena della prova generale dove dobbiamo aspettare il capitano, il Fantino e... Anna, adesso tutti a cena, i popoli si riuniscono solitamente nella, all'interno del loro territorio. Sì Anna, adesso tutti a cena, i popoli si riuniscono all'interno del territorio, solitamente nella piazza, che è in una piazza, in una via, comunque in uno spazio all'interno del territorio che può permettere lo svolgimento della sua prova generale, che è solitamente è molto numerosa. Come abbiamo spiegato anche ieri sera e oggi pomeriggio c'è della prova generale, è un momento bellissimo. E appunto tutti i contradaioli cercheranno di stare il più unito possibile e di trasmettere al Fantino la più bella e positiva energia possibile. Ricordiamo che sarà un momento importante e significativo sicuramente al momento del discorso, quando parlerà il priore, parlerà il capitano e quando anche il Fantino sarà chiamato a esprimere un brevissimo pensiero da trasmettere ai contradaioli. Prova generale, 1° luglio, il Palio di Siena. So there's a banquet in all 17 contradas, but in 10 there's a huge banquet because the prior or the president of the contrada will speak, the captain will speak, and all of the contrada members will put their energy towards the jockey, good energy, either to win for their contrada or at least ensure their enemy loses. Tonight is a day of a night of great celebration. Tonight is a night of prayer, of hope, of desperation, of joy, and above all, being together with your contrada.